noi la corsa all'oro giallo della Colza inizia nel Locarnese. La falce è passata ai primi di luglio, mietendo un raccolto che ha dato circa 1200 bottiglie d'olio. Un piccolo quantitativo, dunque. L'agriturismo Terreni alla Maggia è storicamente legato a riso, mais e altri cereali e ora cerca di implementare la rotazione con nuove colture e, nel caso della colza, anche la bellezza dei campi in primavera ha un valore aggiunto. Una scelta interessante, ma non si vuole andare oltre i 20 quintali per ettaro dell'ultimo raccolto. Ci è interessato a produrlo senza erbicidi e non abbiamo puntato alla massima resa. Volevamo trovare il giusto connubio tra prodotto alimentare da sviluppare e gestione dei terreni, magari un tempo incolti, e quindi stiamo cercando di gestirli anche durante la stagione invernale. Un'intensificazione di questa produzione, a mio avviso, anche per questo tipo di pianta, non entrerà o non entra in considerazione, perché poi ci potrebbe essere bisogno di ulteriori emendanti e quindi sarebbe un po' in contraddizione con quello che è stato il movimento, il ragionamento iniziale degli scorsi anni, che ci ha portato a fare dei cambiamenti anche nelle rotazioni e nel tipo di produzione. È oltre Alpe che i quantitativi si fanno decisamente più importanti, soprattutto sull'altipiano. Negli impianti a Horna dello storico oleificio Sabo, fondato in Ticino a metà 800, arrivano circa 14.000 tonnellate di semi di colza l'anno, includendo anche la varietà per friggere. Bisogna dire che l'olio di colza rappresenta una vera e propria storia di successo svizzera, dove tutti gli attori coinvolti hanno preso parte a questa storia di successo. Tutto è nato alla fine degli anni 70, inizio anni 80, quando grazie a un processo di selezione della semente si è riuscito a togliere l'acido erucico dalla colza, rendendola così fruibile per l'essere umano. Le qualità chimiche e organolettiche dell'olio raffinato vengono costantemente controllate. L'olio di colza, ricco di omega 3, è molto apprezzato sia dall'industria che dalla gastronomia. La colza è molto versatile negli utilizzi, spremuta a freddo e ottima per la cucina a crudo. Per cotture ad alte temperature è stata sviluppata la varietà Hall, apprezzata anche dall'industria visto che è adatta ad esempio per friggere. Per Sabo attualmente l'olio di colza rappresenta il 30% della produzione e il 90% della colza trasformata è di coltivazione indigena. Il successo della colza in Svizzera risponde anche a una volontà politica. Assolutamente sì, il grado di approvvigionamento, lo vediamo in questi giorni, è importante. Garantire alla popolazione un grado di approvvigionamento di beni strategici, come può essere anche la materia grassa, e quindi assolutamente sì. Berna era parte integrante di questo progetto e ha sempre supportato e sovvenzionato questa cultura. In Svizzera, tra le colture di semi oleosi, la colza di certo domina. Lo dicono le cifre, è il giallo dei campi di pianura a primavera. Risparmiato da grandi nel siccità, Hans Marti, contadino di Jegenstorf nel canton Berna, quest'anno ha potuto contare su un ottimo raccolto. Ma si guarda avanti e i semi per la prossima stagione sono già nel campo, sperando di replicare il successo. I prezzi della colza sono aumentati in maniera significativa. Per l'ultimo raccolto l'incremento è stato del 15%, cosa piuttosto inusuale sul mercato delle materie prime. Sempre grazie agli accordi con gli oleifici, anche quest'anno ci aspettiamo aumenti tra il 10 e il 15%. C'è dunque un forte interesse in Svizzera per questo prodotto, di cui si vorrebbe ampliare la produzione. Step by step, immer ein paar Hektar mehr, dass wir da noch etwas aufbauen können. Certo, il consumo pro capite di olio di colza è alto, anche come reazione, soprattutto dell'industria, alla cattiva fama dell'olio di palma. Di conseguenza la produzione è più che raddoppiata in 20 anni. La domanda rimane alta, ma è difficile aumentare l'offerta. All'associazione dei produttori di colza piacerebbe coprire completamente la domanda. Oggi arriviamo circa all'85-90% con un raccolto medio e l'importazione non è quasi necessaria. Purtroppo la superficie agricola è limitata in Svizzera e altre colture mirano ad ampliarsi, come le barbabietole da zucchero, le patate o le verdure. Anche i prezzi del latte sono saliti e si cercano terreni per il foraggio, perciò rimane poco spazio per un ulteriore
ulteriore espansione della colza. D'altra parte, più le coltivazioni diventano intensive, più sono esposte a malattie e parassiti che fino a decenni fa erano sconosciuti. Salvo cambiamenti climatici, per ora la colza è un prodotto indigeno di successo che la spunta su diversi concorrenti mondiali, sull'olio di palma nell'industria e sulla soia come mangime per animali. Infatti, con gli scarti della spremitura si produce un panetto oleoso molto nutriente. La colza è proprio grasso che cola nella filiera agroalimentare svizzera.